Questo video magari Striscia la Notizia lo manda, non mi interessa. Vuole coinvolgere anche Striscia la Notizia, l'automobilista è rimasto in panne. Ieri pomeriggio in contrada Naviccia ad Adano si è avventurato ad attraversare il laghetto con la sua auto e il risultato è quello che vediamo. Auto allagata e lui su tutte le furie. Si rivolge anche ai candidati a sindaco di Adano. Samuele ha inviato questo video a Striscia. Nella sua lettera al TG satirico di Canale 5 l'automobilista scrive fra l'altro: ieri a causa di una tempesta mi sono trovato letteralmente in panne e ho distrutto la mia autovettura. Vi scrivo con la speranza che date voce a questo grande problema che affligge il mio paese da anni. Questa è la situazione che c'è in questo paese. Hanno detto sempre di registrare questa situazione. E ora guardate cosa sto passando io. A tutti quelli che si stanno candidando, bravi, complimenti, complimenti. Ora voglio dire poi che mi paghi tanti. E a cui domandate magari i voti. Questo video magari Striscia la Notizia lo manda, non mi interessa, non mi interessa.